Ciao a tutti e benvenuti al mio nuovo vlog. E oggi siamo qui per voglio mostrarvi il mio nuovo PC da gaming. Allora, incominciamo per parlare che monta un FX AMD 4 core da 3.6 GHz, un case, ovvero l'X-War della Aerocool, molto carino, pagato 44 dollari euro. Poi qui sopra ha due tasti d'invio, il tasto per accensione, poi ha due porte USB 2.0, poi il jack audio e cuffie già integrato. Poi qui in bella vista c'è il logo della PSG, ovvero Performance Game System, se mi ricordo bene. Ora andremo ad aprire il nostro PC. Questo è il mio vecchio PC ormai morto, defunto, California Style. E tra poco. Ed eccoci qui con il nostro case, abbiamo appena tolto il pannello. Questi sono i blocchi per bloccare nei appositi, diciamo, spazi i lettori DVD. E si toglie e poi si mette, vabbè. Scontato. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che il PC monta una scheda madre Acer ROG 970 Extreme 4, pagata 87 euro inclusi spese di spedizione. Poi ho un hard disk da 160 GB giusto per temporeggiare un po', quindi ecco io che col mio dito che indico il nome della scheda madre. Questo è il processore già montato nella sua sede. E ora vedete che noi che cavi che sono un po' in giro. Però quando avrò quasi finito il PC metterò tutto a posto, perché sennò si la reazione non è completa, diciamo, va. Qui dietro ci sono i pannelli a pannello posteriore della scheda madre, molto bello colorato. Ci sono dei USB 3.0, jack audio, jack cuffie, poi mi sembra due USB 2.0, un ESATA che non so la dubbia utilità. Poi vabbè, normalmente jack, connettori, mouse e tastiera, eccetera. Voi direte, ma gli altri componenti che fine hanno fatto? Eccoli: un alimentatore della Corsair da 800 watt della serie gaming, un XFX HD 6870 con 1 GB dedicato e dual fan, delle Jail Evo veloce 16 GB 1330 MHz, 76 euro. Un SSD OCZ da 120 GB, naturalmente SATA 3, 64 euro. E infine un HD da 1 TB, 66 euro. Ora tiriamo le somme. Alimentatore 96 euro, XFX 142 euro, Jail Evo veloce 76 euro, SSD 64 euro e hard disk, ovvero HD, 66 euro. Per un totale di 440 euro. Non male per un PC da gaming di fascia medio alta, no? Lasciate un commentino qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questa configurazione che ho adottato io. Ci vediamo alla prossima, lasciate un mi piace e al prossimo video.